Ciao Sara, benvenuta. Ti lascio la parola, siamo tutti orecchi. Però sei in muto. Chiedo alla regia di smutarti. Mi Oh, sono smutata. eccomi, ti sentiamo. Eccomi, scusate, come al solito qui c'è sempre. Mi capita spesso di sentirmi dire sei muto, sei muto. Eccomi qua. Allora, intanto ciao a tutti e grazie per essere qui ad ascoltarmi. Comunicazione e time management sono praticamente gli elementi fondamentali per il successo di una collaborazione digitale da remoto. Quindi, come sopravvivere allo smart working comunicando? Ve lo dico subito. Intanto mi presento. Sono Sara, consulente di comunicazione e content specialist freelance. E la mia passione è comunicare. Comunicare per raggiungere obiettivi e costruire quelle che sono relazioni sinergiche. Ma che cos'è la comunicazione? La comunicazione in semiotica è comprensione, cioè quando un messaggio parte da un emittente e viene ricevuto dal destinatario interpretandolo. Che succede se questo messaggio non viene interpretato o ci nascono delle incomprensioni? Che la comunicazione fallisce. Ecco perché molte relazioni amorose, affettive e professionali falliscono. Questo è uno dei motivi, è un fallimento di comunicazione. E in quest'ultimo anno purtroppo di fallimenti di comunicazione ce ne sono stati tanti perché è venuta a mancare la fisicità, la presenza, il guardarsi negli occhi, il potersi stringere le mani. E questo ha portato a un incremento del senso di solitudine e di abbandono. Questa è una ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti dove dice che il 20% dei lavoratori di smart working ha iniziato a parlare con i propri animali domestici per affrontare l'isolamento. Vi confido che io lo facevo già da prima, però è successo questo. Il 18% si è rivolto alla meditazione online, il 17% si dedica ad attività di sviluppo professionale e il 9% in terapia. Per non parlare di tutte quelle persone che hanno avuto un senso di colpa nel lavorare da casa, perché praticamente lavorando da casa si sentivano come se lavorassero di meno e quindi si sentivano in difetto verso quello che poteva essere un committente o un'azienda. Però dobbiamo far capire a queste persone che i modi di lavorare sono cambiati, i paradigmi lavorativi si sono rivoluzionati e la situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora ha dato quell'accelerata che forse mancava al nostro paese e siamo andati avanti di 5-10 anni, se non qualcosa di più. E quindi dobbiamo per forza attrezzarci con degli strumenti e dei processi che facilitino la comunicazione e la collaborazione tra aziende, tra colleghi, tra collaboratori. E noi freelance siamo abituati a lavorare da remoto, abbiamo comunque quelle skill per affrontare delle tecnologie e delle conoscenze per lavorare a distanza, ma pensate invece a quelle realtà o quelle persone che fino ad ora non avevano mai percepito l'esistenza di un'alternativa, quell'alternativa che poteva darle modo di cambiare il lavoro. Con un lavoro non ad ore e quindi fisso 9-18 o logica del cartellino ad un lavoro più libero, chiamiamolo così. Cosa pensate che possa essere successo a queste persone? Ve lo dico io, queste si sono ritrovate così. Cioè, e forse Fabiana Palù nel talk di prima mi può trovare una soluzione a questo problema. Comunque, scherzi a parte, il lavoro da remoto e lo smart working non sono per tutti, però non perché non si organizzano i caffè virtuali o gli happy hour su Zoom, capiamoci bene. Il problema è che non ci sono gli strumenti giusti o le competenze giuste per avere un'ottima organizzazione, collaborazione e comunicazione. E intanto poi voglio aprire una parentesi dicendo che smart working e remote working non sono la stessa cosa. Noi freelance possiamo lavorare in remote working, mentre chi può lavorare in smart working è solo il dipendente, perché lo smart working deve avere un rapporto di lavoro subordinato per essere chiamato tale. Io lo so che in questo periodo abbiamo sentito di cotte e di crude, abbiamo sentito chiamare smart working qualsiasi cosa, che di smart working non era proprio nulla. E purtroppo questo è successo, però una cosa dobbiamo dire, che questi due paradigmi lavorativi hanno una cosa in comune, è una cosa molto importante, il fatto che basino la loro esistenza su comunicazione e collaborazione. Perché chi lavora da remoto e non ha la fisicità dalla sua parte deve essere per forza il più comunicativo e collaborativo possibile.
dobbiamo per forza essere più comunicativi, perché non abbiamo di fronte le persone e non possiamo guardarli negli occhi, non possiamo capirci con uno sguardo, non c'è più uno sguardo di intesa. E quindi dobbiamo sopperire a queste problematiche con la comunicazione. E dobbiamo far passare quelle informazioni giuste e esatte alle persone che lavorano con noi. E quindi come possiamo fare per essere comunicativi il più possibile? Non so se vi siete mai chiesti se quando comunichiamo e le persone non ci capiscono sono loro il problema. Magari siamo noi, perché non siamo in grado di comunicare nel modo giusto. Perché possiamo utilizzare tutti i tool che vogliamo, ma se non abbiamo il modo giusto per comunicare e la struttura giusta, non andiamo da nessuna parte. Voglio illustrarvi quelli che sono alcuni dei processi e dei metodi che possiamo utilizzare per comunicare da remoto. Questa è una delle soluzioni, anzi ne ho trovate 6, che di solito utilizzo per lavorare con i miei collaboratori o clienti, insomma, che utilizzo di solito. Uno dei più importanti è quello di eliminare il superfluo nelle comunicazioni digitali. Il superfluo è quello che praticamente porta ad avere una comunicazione ambigua, e l'ambiguità è il nemico della comunicazione da remoto. Bisogna essere chiari, concisi, diretti, dire le cose con poche parole, ma quelle giuste. E questo ne va per la giusta riuscita di una collaborazione, perché poi incrementa la velocità, la produttività nei processi lavorativi, il lavoro di squadra. Un altro processo molto utile è quello di eliminare le call e le mail superflue. Facciamola finita, basta di pingare continuamente le persone in orari impensabili e in orari di lavoro, perché provateci voi a lavorare focalizzati con 300 suoni e campanellini che squillano. E inoltre basta mandare email, 9.000 email o email lunghe una quaresima, ne basta una e con brevi punti e elencati, informativa, scusate. Definire e condividere gli obiettivi di progetto. I smart working si chiamano OKR e sono degli obiettivi chiave per raggiungere quelli che sono gli obiettivi e il risultato che è stato definito e programmato. A cosa serve? Serve per delineare un percorso, e il lavoratore in questo caso ha un percorso stabilito davanti a sé con una timeline. Quindi non è più stressato, non ha più problemi di ansie, perché sa quello che deve fare e quando lo deve fare. Gestiamo i documenti in cloud, perché il cloud, immaginiamolo come una valigia, è una valigia in cui si può mettere dentro tutto il lavoro che svolgiamo e portarlo dove vogliamo. Non si può viaggiare ancora, ma si potrà farlo di nuovo, e quindi non avremo più la scusa del «Ah, cavolo, ho salvato il documento in quell'altro PC». Non esisterà più, per fortuna, perché questo ci farà risparmiare una marea di tempo. Come ci farà risparmiare una marea di tempo? Assumersi delle convenzioni. Convenzioni nella nomenclatura dei documenti, perché quando si lavora in condivisione e si collabora, bisogna decidere come chiamare i documenti e come chiamare le cartelle, ad esempio. Perché io non è che posso entrare in un su Drive e passare ore a cercare dei documenti perché non so come sono stati nominati. Quindi questo è fondamentale, perché non si risparmia del tempo e non si perdono quelli che sono i documenti. Poi una cosa molto importante e fondamentale è quella di definire quelli che sono gli strumenti da utilizzare. È un toolkit. Praticamente il toolkit, per essere accettato, deve essere condiviso, e tutti devono utilizzare un solo tool per un'attività, non 800 tool per un'attività, e perché questo serve a fare chiarezza e a non avere comunicazioni frammentate. E per quanto riguarda i tool, posso dirvi che è molto difficile far accettare dei tool nuovi in azienda o dei tool nella collaborazione oggi che siamo in overload tecnologico. Ecco perché è meglio pochi ma buoni. E quali saranno questi strumenti mai per comunicare e collaborare? Voglio darvi delle dritte su quale può essere un toolkit che potete utilizzare già da domani o già da adesso per collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Sono dei tool che facilitano il processo comunicativo e accorciano i tempi di lavoro e non sono difficili da implementare.
Questi tool sono Slack, è uno strumento per comunicare in team. Slack è molto utile perché snellisce la comunicazione, perché se abbiamo aperti 6 progetti diversi e per ogni progetto abbiamo dei collaboratori, possiamo suddividere questi progetti e questi clienti in cartelle, in flussi di comunicazione. Ad ognuno possiamo assegnare questo progetto. E ha inoltre uno spazio comune, una chat, dove tutti possono interagire e chattare. Non vi avrei mai consigliato WhatsApp per chattare dal livello professionale. C'è lo strumento per video call e condivisione dello schermo, vi suggerisco Meet. Perché? Perché praticamente quasi tutti abbiamo un account Gmail. Oppure tutti possiamo aprirlo, è gratuito, è immediato, e con Gmail ti danno pure Meet, tutto il cucuzzaro. E con Meet puoi tranquillamente gestire le tue call con un semplice link. Ti basta aprire questa finestra e copiare il link e condividerlo con chi vuoi. E quindi è molto molto immediato, molto semplice. E c'è anche l'implementazione con Google Drive, con il Calendar. Un altro strumento molto utile e io direi fondamentale è Process Street, che è un tool che ha una dashboard completa dove si può fare praticamente tutto, dalla creazione di step replicabili per ogni membro a uno snellire e automatizzare i flussi di lavoro con le assegnazioni di priorità. C'è una pianificazione e un'assegnazione delle attività ricorrenti per ogni membro che possono essere duplicate se sono sempre le stesse per settimane o mesi. E poi possiamo monitorare quelli che sono i progressi per il progetto. Uno strumento simile a Milanot, ma è un po' più semplice da utilizzare, di Process Street, è simile a Trello, ma è più intuitivo e completo, e permette di assegnare delle board e delle task direttamente in una dashboard condivisa. Questa dashboard, oltre a essere condivisa, è anche collaborativa. In che senso? Che quando noi stiamo collaborando su Milanot, possiamo tranquillamente vedere quello che fanno gli altri. Praticamente è un'attività collaborativa in real time. L'ultimo strumento che voglio darvi è Drive, che sicuramente conosciamo tutti, però voglio mettere l'accento su questo strumento perché vorrei che anche i clienti, magari con cui lavorate, o i collaboratori, capissero che Word ormai è sorpassato. Non si può più lavorare su documenti Word, sulla suite Microsoft, perché su Drive puoi tranquillamente collaborare su un documento e non c'è più bisogno di mandarsi mail o chat, basta scrivere dei commenti di fianco a quello che è il foglio. In questo modo snelliamo veramente quella che è l'attività collaborativa e snelliamo veramente quello che è il processo comunicativo. Siamo quasi alla fine del talk, perché sono passati anche 10 minuti, e vi lascio con un interrogativo. Come comunicheremo in futuro? Ultimamente si sono presentate delle situazioni che hanno fatto nascere delle attività che ci permetteranno di lavorare in ufficio o co-working anche se non siamo lì fisicamente. Potremo parlare con le persone anche dal salotto di casa invece di stare vicino di sedia in un ufficio. Chissà quali saranno le prospettive di questa tecnologia futura. L'importante è che ogni strumento che viene inserito all'interno di un flusso comunicativo deve servire a mantenere l'ottica collaborativa e dobbiamo imparare ad utilizzare la comunicazione come facilitatori, perché praticamente è questo che porta a capire le esigenze dell'altro. Quindi ascoltare l'altra persona, ascoltare le esigenze e capire quali sono le competenze ed il tempo che questa persona ha a disposizione. Solo così tutti ringrazieranno. E io ringrazio voi. Grazie. Grazie mille a te, Sara. Una carrellata davvero esaustiva. Molti di questi strumenti naturalmente li conosciamo e li usiamo, ma non lo darei per scontato. Soprattutto questa cosa dell'usare i documenti condivisi è davvero uno dei best kept secret che troppo spesso le persone e le aziende non usano. Invece, piuttosto che mandarsi sti allegati, sì, moltiplicano e generano. Ma cambiare è fatica, e quindi a volte è proprio questo il punto. Ma ce la possiamo fare. Grazie di nuovo. Grazie.